Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio del nostro Layton. Oggi in teoria sarà un episodio più breve del solito. Finirà come al solito? Non lo so. Spero di sì per voi, spero di no per me perché ho veramente poco tempo oggi, come avevo anticipato. Ma oggi c'è il ritorno degli ottavi con l'Anderlecht e lo United. Nei miei piani, poi magari riusciamo a far pure tre se le cose dovessero andare rapidamente, però. Insomma, il mio obiettivo è quello di arrivare al 4, come poi vi avevo detto, quindi due partite molto intense che potrebbero dirla lunghissima sulla nostra attuale situazione. Per cui io intanto andrei al giorno della partita per vedere un po' che tipo di squadra mi ritrovo per le mani, perché la preoccupazione è tanterrima e l'ansia pure. Quindi sono tra l'altro a distanza di pochissimi giorni e noi non siamo proprio. Dunque, partiamo. Ci fai vedere un attimino? Grazie. Partiamo da un risultato dell'andata di 2-2, che ci impone la necessità di fare almeno due gol per scongiurare l'esclusione dalla Coppa per differenza, cioè per gol in casa e fuori casa. Quindi insomma, è tosta. Allora, io intanto andrei di prepartita, oggi c'è un bellissimo distanziamento sociale, che prevede, gioca la prossima partita con l'ampiezza formazione al massimo, chissà, chissà. Allora, da 1 a 6, 3, 2, 1, 4, e cala, distanziamento 2, perfetto. L'unica partita in cui non avrei voluto una cosa del genere, però va bene. Quindi, ampiezza, bene. No, che cosa ho fatto? Cliccando, no, giusto. Bene, allora, ampiezza al massimo. La partita prevede. Vabbè, raga, io me la vado a giocare con la squadra migliore possibile. Perché? Perché sì, quindi. O magico. Non so che tanta gente sarà. No! E basta. Sono tentato da mettere Amvedi come paranando, ammazzalo chi è, però insomma, per il momento mi tratterrò da questa impellente necessità, cercando di mettere la squadra di fronte a tutto il resto. Allora, ragazzi. Qui. Ecco, se io fallisco qui è abbastanza preoccupante, perché sì. Perché andremo a fallire di netto un obiettivo stagionale, di netto proprio, senza colpo ferire. E non sarebbe proprio il massimo della vita. Mi auguro che si possa scongiurare tale rischio. Speriamo che le due squadre si Ragazzi, rivelino all'altezza. primi 5 minuti tocca Van Gogh, subito. Ricordo Pronti che via. i primi UEFA Europa League c'è Noi grande per star tranquilli dobbiamo fare due l'attenzione gol. della squadra Poi quello che politica succede mentre Amici andava a dopo, fare tre pace. figure, Ma ovviamente io vorrà portare a intanto casa il devo evitare che il massimo. gioco me la incarti Vengono a un con pareggio una nel match assurda d'andata, risultato che lascia inalterate le chance casa fuori di casa. ripensare Perché il turno. Mi aspetto qualcosina in più dalla formazione di casa che può contare calma. oggi sulla Ok, spinta dei propri tifosi. dai, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Siamo più forti Ma è noi pronta la vittoria per i dell'Anderlecht. di casa. Non Si scherziamo, a schierano parte col Obi che classico fa del tutto per 4-3-3 dimostrare il con due contrario, attacchi ma esterni. gli vogliamo Chiaro bene che lo qui ci siamo stesso. chiamati ad Bravo, alzare i Obi. difensori nel Era tutta minimo un'abile per andare in mossa. fondo e Era tutta chiudersi un'abile in mossa. porto per Bonni! può far male da lì. Mortacci tua, Ecco però. Non l'errore si del può, non si capitano può. del Fa qua. Liverpool. Adesso pure. Anche il può far male da lì, adesso. Poteva Non bastava il salvare non può il sbagliare da Liverpool lì? sette. Vantaggio sfumato. Quest'altro che gongola poi, vabbè, Salve io alzo le Lokonga. mani. Appoggia, È un fattore chiave per questa sfida. bravissimo, Quattro gol anche, e dai. undici e tre gare. È il suo biglietto da visita per questa sfida. Roba Harry, da fermare le gambe guardo del calcio magico. all'avversario. Bellissima la palla, meno magico. Come Lascia vecchi lì per tempi, un magico. tiro interessante. È un'occasione No! sprecata. È un vero Si è peccato. offeso perché l'ho chiamato mago. Si è offeso perché l'ho chiamato mago. È magico, scusa. Sono talmente in astinenza da Lazio che vedo il Buoni qui mago in ovunque, direzione del vabbè. recupero. Mi ha punito perché ho sbagliato il suo nome, lo so. Manco Salve nelle Lokonga. religioni più apocalittiche succedono queste cose, vabbè, ma noi, ma da noi Continua ad sì. attirare palla cercando il momento giusto, inventa ora. Sta a fa troppo di chidaga Palla appesa ai Standerlect, pressi. eh. Sta a fa Bene. troppo di chidaga. Che? Controlla il possesso Ma del pallone. che? Bravo, che? Palla in fallo laterale. Però stiamo sempre Rincorre là. col cross. Sta cambiando molto poco. Pallone invitante. Sta Colpo cambiando dentro. molto poco. Si tuffa Che e capocciata ha sbatte fuori. tirato!
Il famoso collo idraulico di Haas è tornato sotto nuova forma adesso. Bravo, magico. Non lo sbaglio mai più il tuo nome, lo giuro. Mendy, a tutta fascia. Mendy, ogni mattino Mendy si sveglia e sa che dovrà correre più veloce del pallone per centrare la qualificazione. Niente. Dai. Tchouaméni, sono tutti velocisti. Fai girare sta palla, Tchouaméni. Tchouaméni. Ma stai zitto. Ma perché chi è undefined 1? Ma pure su replay sta buffonata. Vabbè. Occhio al pallone in mezzo. Dai, raga. Mac. Attenzione perché è pericoloso. Proprio lui poi pericolosissimo. Quando sa pettinare McCrory, gli altri si elevano per quanto è pericoloso. Possiamo? Niente. Possiamo piallo? Sì, hanno risposto in coro tutti i giocatori. Possiamo piallo? Sì. Vabbè. No. L'unica volta in cui lì esce male in carriera, si può dire. Sono in vantaggio. Nel doppio confronto devono rimanere molto concentrati. Allora, un gol che ci impone il fatto di farne due. Ottimo, no? Poteva andare. A che si è fatto male? Sta facendo. Poteva andare meglio di peggio di così. E a che si è fatto male in quel momento? Ottimo. Si è rispaccato un'altra volta? No. A che si regge qualcosa? La tragedia con 10G. Magico. Magico, ci puoi salvare solo tu, Magico. Occasione d'oro. Azione che sfuma. Grande lavoro della difesa. Qui possiamo riapprezzare davvero al meglio. È una di quelle partite? È una di quelle partite. Lo sento. Perché non tiri di. Attenzione a Harry Kane. Ma è una di quelle partite. Va bene, abbiamo capito. Quindi, obiettivo fallito. Chi vendiamo a fine anno? Tra i titolari. Santo cielo benedetto. Allora. Ordunque, popolo. Massima profondità. Oggi ci può salvare solamente il Tucu. Poi Tchouaméni, metto Don Cortés. E basta. Basta. Tutti giù. Si verticalizza e si prega. Si verticalizza e si prega. Ci davano due gol. Io non so. Bravo Harry. Tucu. Si gira male. Ti prego. Ertugo sta bene in profondità, ma non me fido per niente. C'è Mendy da solo! Porca di quella miseria! Pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole. Io non... È una di quelle partite. Se vede, è palese. È proprio così evidente da essere quasi tenero. Non c'ho speranze. Io, cioè, a parte che c'è Ake in versione Beckenbauer, anzi Becknabber, scusate, che si regge il braccio rotto durante la partita. Porca miseria. La cosa buona è che anche se l'Anderlecht segnasse un altro gol, lui non cambierebbe assolutamente nulla. C'è Marcino che sembra uscito da un rave comunque, quella. Dai. Ragazzi, domanda per le memorie storiche del canale. Lo abbiamo mai avuto De Bruyne noi? Perché io voglio De Bruyne. Però se è già stato preso in passato, ovviamente vado su qualcun altro. Ci sta. No, non è possibile. Non si può rimproverare nulla qui all'attaccante. Non è possibile. Faceva secco il portiere. Non passeremo mai, ragazzi. Mai nella vita. Don Cortés. Van de Beek.
Ti prego. Tu guarda se vinco un fottutissimo rimpallo. Su. Tuku. Tuku, Tuku. Oh, Abardo, io te denuncio. Io ti denuncio. Per procurato allarme. Cioè, veramente stiamo ai limiti della sopportazione psicofisica. Bravo qui a smarcarsi. Io voglio le scuse ufficiali per tutte le volte che mi ha rovinato momenti di gioia quest'uomo. Cioè, veramente, non... Avremmo creato 500 azioni da gol? Non mi basta il tempo. Non mi basta il tempo. Non mi basta il tempo. Devo segnare ora. Ora. Devo segnare ora. A Cortez. Te dico, devo segnare ora, mi fa niente. Dai. Vabbè. Io non so come sia possibile perdere questa partita alla luce del calcio espresso. Non lo so. Non lo so. Ti prego. Per continuare a sognare. Come faccio? Come faccio? Manca un minuto e venti. Ma un minuto e quaranta manca. Stiamo fuori per i gol trasferti. Io non ci posso credere. Fallo. Niente. L'arbitro si porta il fischietto alla bocca. Decreta la fine del match. Possono festeggiare la qualificazione. Il pronostico della vigilia parlava di un incrocio estremamente equilibrato e così si è rivelato alla prova dei fatti, regalandoci due sfide di altissima intensità dove la differenza l'hanno fatta le prestazioni. Io non ho parole. Abbiamo evitato giusto 11 tiri a 5. Pare una partita del foot. Non c'è segreto. Io veramente, l'unica nota lieta è aver evitato l'imprevisto, perché onestamente non avrei saputo a chi darlo. Tanto è il Bologna che batte passa con l'Everton. Siamo usciti con l'Anderlecht. Io non ci posso veramente credere. Ma di che cazzarola stiamo a parlare? Le è piaciuto Cortez? A parte che Cortez sta sotto un treno. Ma che gli devo dire a Cortez? Ma per quale motivo dovrei fargli complimenti di che? Che cazzarola di domanda è? Ma io ha giocato un quarto d'ora male. Le è piaciuto Cortez? E non c'è manca la possibilità di dire no. Vabbè, deve continuare così. Io... In che modo l'infortunio di Ake influirà sulle sue scelte di formazione? Non sarà facile. La fortuna vi ha aiutati a pareggiare, è d'accordo? Mamma mia. Io rido per non tirarne una di quelle proprio... Quelle in combo, no? Abbiamo ampiamente meritato il pari. Peccato che ci si pulisce il buco del Coulson. Vabbè. Un po' di fortuna a volte ci vuole. Sì. Qui siamo in piena deficienza proprio. Va bene, ottimo. Mister, sarò franco. Questo toccherebbe di fare la solita cosa. Io sarò Antonio. Il poco spazio che mi sta concedendo sta danneggiando la mia carriera. Vorrei essere ceduto per giocare di più. La prego di accontentarmi. Oh, ma fa come le pare. Sì, era inevitabile. Esperienza formativa. Che cazzo di risposta? Ma che se sta a canire il gioco per farmi sbroccare oggi? Esperienza formativa, che risposta è? Io oggi sto impazzendo. Vabbè, allora, famo sti imprevisto, Cortez. Sì, visto che ci tieni tanto, fammi un imprevisto, dai. Becca adesso doping, su 22, ti sei salvato proprio al pelo. Esperienza formativa, sì. Ti ringrazio per quello che hai fatto qui e spero che questa esperienza possa tornarti utile per crescere come giocatore.
Io non so che cosa. 5 giorni per che? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. L'Inghilterra mi vuole. Sono depressissimo. Inghilterra avremmo. Ma sì, ma accettiamo che magari chiudiamo la serie con, con un bel mondialito. Che ormai è una sorta di abitudine che abbiamo. E allora, l'imprevisto per la partita. Tanto, raga, è terribile. Terribile aver fallito l'obiettivo della Coppa UEFA. Terribile, 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 proprio una delle cose peggiori che potessero accadere. E, tra cui il fatto di dover mettere oggi uno che non sia che col Manchester United. A Cortez, io non so poi che cazzo non la vuoi dalla vita mia. Quindi. Posso dire che mi ha un pochino deluso Magico con l'Anderlecht. È stata la prima partita che mi ha ciccato. È stata la prima partita che mi ha ciccato. Allora, adesso tutto è rivolto al prendersi la Champions League. Perché sì. Si può dire che fallendo la partita di oggi potremmo compromettere anche quella. Proprio. Bah. Allora, ragazzi, Old Trafford bagnato dalla pioggia, quindi gocce di pioggia su di noi, e speriamo che sia Old Trafford bagnato, Old Trafford fortunato. Dai, ragazzi, su. Perché c'è McNeil che va in avanti quando non dovrebbe? Comunque, con l'Inghilterra giocheremo con l'attacco a 2, ve lo dico, salvo colpi di scena. Oh, e perdi lui in pallo, però. Ci avremo Newell e Kane a giocarsi il mondiale. Bravo. Perché, niente, il mio anatema si è abbattuto anche su Donny. Dai, ripartiamo, su. Ripartiamo veloci. Poi, tra l'altro, l'ampiezza massima non è che mi sia dispiaciuta, ma porca miseria. Dai. Fallo partì, su. Crossa in mezzo sta palla come si deve, niente. Comunque ci vorrà veramente un mercato di livello assoluto per centrare il triplé del prossimo anno. Di livello assoluto, ragazzi, io continuo a dire che secondo me è molto poco fattibile quest'anno un triplé, ma ci proveremo. In fondo, in 4 anni di carriera abbiamo fatto, sì. 4 anni di carriera l'abbiamo fatto una volta sola al triplete col Millwall, dei miracoli. E ho l'impressione che questo Leighton potrebbe fare la fine. No, di Trapani e Parma. Porca miseria, però. Cazzarola. Che disastro oggi. Che disastro, raga. Allora, intanto fatemi rimettere l'ampiezza un po' più contenuta, perché ho l'impressione che sia troppo. Ma aumenterei la profondità piuttosto. E Kane è stanco, per cui io levo Kane e metto Messi. Messi alle ultime battute della sua carriera. Dobbiamo assolutamente fare in modo che ci illumini la via. Solo lui può farlo. Amendì, mettici un po' di fisico, però. Ce l'hai. Peserai 200 kg dei muscoli, tutti i muscoli. Falli vedere, bravissimo. Palla d'oro recuperata, un magico. Bravo, magico. Ambe. No, perché davvero, Bene così. Baby face. Nel momento più delicato della stagione. Si carica la squadra sulle spalle. È dentro, non ci prova. Bello, è dentro. Quando non sentenzia Pardo con frasi ad effetto, la palla entra. Bravo, magico! No! Perché gliel'ho voluta ridare? Perché? Sono cretino! Per cui... Tanto... La cosa è sempre quella. Messi che si abbiocca sul pallone. Nonno Lionel.
Nonno Oreste non c'ha più l'età per giocare a partite di un certo livello a quest'ora. Lui mangia presto. Queste partite sono ben oltre l'orario in cui lui va a letto. Oreste, smentiscici. Smentiscici, Oreste, smentiscici. Siamo un far pagliaccio perché, beh, cioè, veramente per colpo di DH a far fenomeno. A buffone. Bene, 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 bene. Allora, adesso però bisognerebbe dare il colpo di grazia. Ce la facciamo a dare il colpo di grazia? Che c'è questo bisogno viscerale di farlo. Oreste. Oreste danza sul pallone ma non si accorge di averlo già perso un quarto d'ora fa. Ma lui continua a danzare. Gira in tutto intorno alla stanza mentre Lionello danza. La famosa canzone. Bravissimo Mac. Che apertura è? Ma che c'hai? L'esterno bionico. Bravo Mendy. A chi? Che è alto un metro e mezzo? A chi? Che fa? Che fa? Vabbè, lasciamo perdere, sennò poi mi piove pure le querele. Stiamo zitti, va. Dai, raga, su. Oh, santo cielo. E poi il bello è che c'è pure chi te difende, Amendì. C'è pure chi te difende. Pensa quanto sei fortunato. Fuori, fuori. Bravo, magico. Di cattiveria, magico. La palletta d'oro? Bravo Collins, te li porto a casa. No, niente. Collins mi ferma subito. Mi ferma subito. Pensavo che ci stesse regalando i tre punti. E invece no. Mamma mia. Niente, lì oggi c'è un po' le giornate che girano un po' così strane. Pensate che siamo rimasti traditi proprio da lui. Perché a conti fatti la partita scorsa, se lì non sbaglia l'uscita e rimaniamo sullo 0-0, il gol de coso e con 1-0 si passa. Vabbè, no, ogni tanto ne può sbagliare anche lui. Bravo Mac. Avanti. Avanti così. Su. Poi mi dovrete spiegare perché Mendy gioca sulla stessa fascia di Obi-Wan, ma va bene uguale. Vai Obi, fatta tutta Obi. Come fa a essere più... Bravo. Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che... Ma vai a fare... Dai. Dalla Oreste. 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 No. Niente. Devo fare cambio. 10 minuti per miracolo. Allora. Tugu, tocca a te. Tugu, tocca a te. Philips. Al posto di Obi-Wan. E... Don Cortez. Credo in lui. Anche se... Ho finito i cambi, quindi non credo più in lui. Avrei creduto in lui, avrei voluto credere in lui, ma non posso. Questa è la giustizia divina, Cortez. Oreste. La botta di fortuna! Il De Gea fa il De Gea! De Gea fa finalmente il De Gea. In mezzo alle gambe, purgato così. Com'è possibile che sta palla sia entrata, De Gea? Ma la... ma qui Collins ci ha messo lo zampino, eh. Ma perché, scusate, ma dov'è passata sta palla? Mo' con tutto il bene, no? Bello! Beh, De Gea fa il De Gea. De Gea fa... come solito fare, ogni tanto qualche bel paperone lo spara pure nella realtà, finalmente. Uno quando serve. Bravo De Gea, quasi quasi ti compro come secondo al posto di Nando se si ritira. Dai, dai. Ma lì è stato Collins. È stato Collins che vuole tornare a casa a vincere il triplete. Collins quasi quasi ti ricompro. Se ci bastano i soldi, forse ci provo. Però dobbiamo prima andare a mettere a posto gli altri reparti. Sì, però adesso evitiamo. Mamma mia, Philips, cosa hai salvato, figlio mio. Benedetto Philips, mandato dall'altissimo. Sei nato per questo, Philips, per quel contrasto. Adesso non servi più a niente, però. Spiace dirtelo. Hai assolto ai tuoi doveri di nascita. Non li fa attaccare adesso. Non li fa attaccare. Bravi, metti la banca. Metti la banca. Vai sulla bandierina. Vai, Tuku. Niente, vabbè. Tanto è finita. Va attaccata a sta cippa. Bene. Vittoria di importanza incalcolabile. Incalcolabile, devo dire. Una partita sporca, 3 tiri a 2, proprio giocata
tutta al centrocampo, si può dire. Il Tottenham ha pareggiato, bella notizia finalmente. Bella notizia. L'assenza di Kane in lungo periodo, sono 5 giorni. Con lui saremo ancora più forti. Beh, tutti i complimenti, bravo Oreste. Newell è stato straordinario. E bene, così. Quindi, vabbè, le partite quelle di nazionale li simuliamo perché sì. E, dunque, io allenerei McNeil, che non gli serve a niente in realtà. McNeil, terzini sono tutti partiti. In realtà non... Don Cortés, anche se lei vuole lasciarci, ma io devo provare a farla crescere. Ci devo provare. Si allena anche male ormai Don Cortés. Rema contro, donna. Il Don. Allora, io intanto, cosa importante, prima di tutto, volevo fare un attimino un assalto a Pepe. Per iniziare un attimino a gettare le basi per quello che sarà il prossimo anno. Costano un botto sia Gnabry che Pepe. Sono 87, hanno la stessa età. L'unica cosa è che Gnabry può fare entrambe le fasce. Quasi. Vado per Gnabry. Vediamo che succede. Volesse il cielo. Allora, scambio giocatori. Ecco, se io volessi proporre qualcosa in alternativa, no? Se volessi proporre qualcuno in alternativa, io te butto Messi. Tu lo vedi? Pure se c'ha 2 mesi di... No. Altro ruolo? Centrocampisti o terzini? Pereira? Tanto credo che il suo futuro qui sia ormai finito. Lo prendete? No. E chi c'è? Cortés? No. Bamba neanche. Chouameni men che meno. Terzini abbiamo Moretti. Piace Moretti. Può piacere? Potete gradire? No, e allora offrire il cartellino, ma non c'ho i soldi. Sì. Magari 40 milioni. Tondi 52 con la rivendita. Facciamo 44 con la rivendita a 10. 48, 46. Finiamo il budget con Gnabry, dai. Sì. Allora, tocca a vedere. Allora, ingaggi da 1 a 21. 3, 2, 1. Ti prego. 2. Diritti d'immagine. Perché non si sta vedendo? Tra l'altro. Abbi pietà di me. 2. Ve lo faccio vedere qua. Diritti d'immagine. Allora. Diritti d'immagine era. Devo ripetere l'estrazione, ne è vero? Era che devo ripetere. Devo controllare. Per essere sicuro, se no mi si invalida la trattativa. Allora, diritti d'immagine. Ripeti l'estrazione. Sì, me lo ricordo. Allora, non so perché non si veda là, ma lo facciamo qui. Allora, si vede? Sì. Allora, da 1 a 21 come prima è uscito l'altro. No, 2 un'altra volta. 18. Se no, devo ripetere l'estrazione. 18. È agente problematico. Oh, ammazza che dito in quel posto, Gnabry. Più 300k e non ce l'abbiamo, temo. Temo che non si abbiano i 300k. E mo vediamo. Se fa richiesta lui è un macello. Cruciale.
Sta tutto un po' così, gnomri. Perché sta tutto un po'... piccolo piccolo la bocca. E va bene. 3 anni, tanto ne facciamo uno solo noi. Niente, niente clausola, sì. Vini. Quanto vuoi? Allora, aspetta, fermi. Rimuovi il bonus. Io devo aggiungere al bonus ingaggio 300k, quindi si va a 1, 2... Cosa sto facendo? No, ho sbagliato completamente. 1, 2, 2... Ce la posso fare, raga. Ecco. Sì. Sì, giusto. Più 300k, dai. Ha firmato? Beh. Quindi, allora, i nostri esterni per l'anno prossimo di spinta ci sono. Abbiamo Gnabry e Neres che possono dare il cambio a Obi-Wan e Mendy. Quindi le fasce sono state ufficialmente aggiustate, ancora prima che si apra la prossima stagione. E, dunque, la prossima volta faremo le convocazioni in Inghilterra per capire un pochino che tipo di squadra ci ritroviamo, ma è una squadra fenomenale da quel che vedo. Pure Lewis, beh, raga, dai, beh. Non scherziamo, titolare Lewis, il nostro Jerry Lewis. No, però c'è pure lì, ammazza che portiere che c'è l'Inghilterra. Vabbè, Newell è titolarissimo. Bella squadra. Vabbè, la prossima volta, ragazzi, diamo un'occhiatina un po' approfondita anche a questo aspetto. Sarà interessante farsi il mondiale con l'Inghilterra a fine dell'anno prossimo. Assolutamente sì. Comunque, raga, io per adesso vi saluto. Alla fine è stato un po' più breve del solito, ma neanche troppo. Dunque, a questo punto noi abbiamo 2, 5 partite, 8 partite al termine. Quindi 3 episodi, mercoledì, venerdì e domenica. Per decidere tutto, quelle di nazionale le simuliamo. Quindi credo a questo punto, ragazzi, che noi... prossima volta faremo la simulata di queste due e queste due, fino ad arrivare al 19. E venerdì ci giochiamo City, Newcastle e Southampton e domenica gran finale con Norwich, Everton e Watford, con possibile live, quindi per il mercato, che sarà forse la più importante fra tutte, il lunedì successivo. Ragazzi, sarà dura, sarà complicata, iniziamo già a pensare al discorso obiettivi, perché appunto uno è stato fallito. E quindi un titolare andrà via, verrà venduto. Chi sarà lo vedremo in futuro. E niente, raga, un abbraccio a tutti e noi ci vediamo alla prossima.